Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, in attesa della piccola Camilla, erano preoccupati per la reazione del loro adorato cagnolino chino al nuovo arrivo in famiglia. Temendo che il cucciolo potesse sentirsi trascurato o infastidito dalla presenza della neonata, Andrea ha avuto un'idea per facilitare il processo di inserimento. Prima del ritorno a casa dall'ospedale, ha portato un piccolo body di Camilla per farlo annusare a Kinu, in modo che potesse familiarizzare con l'odore della nuova arrivata. Il risultato ha superato ogni aspettativa. Kinu ha accettato subito Camilla come parte della famiglia. Andrea si dice sbalordito dal comportamento del cagnolino, che non solo non si è sentito minacciato dal nuovo arrivo, ma si è affezionato immediatamente. Kinu infatti è sempre vicino alla piccola, vegliando su di lei anche mentre dorme nella sua culla. Si posiziona sotto la culla e aspetta pazientemente che Camilla si svegli. L'inserimento, quindi, è andato meglio di quanto sperassero. Kinu è già profondamente legato alla neonata, dimostrando una dolcezza e una protezione che hanno colpito profondamente la coppia. Una storia tenera che mostra come anche i nostri amici a quattro zampe possano essere compagni affettuosi e protettivi.